Buongiorno a tutti dalla Lapponia. Dalla Lapponia, da questa giornata di sole. Dove ci troviamo? Siamo a Gammelstad, che è un villaggio parrocchiale, uno dei più grandi qui, ce ne sono mi pare circa 17, ne sono rimasti dei 71. E ci sono 400 casette a visitare, questa chiesa del 1600 circa. Appena visto è la chiesa, che è l'epicentro del villaggio appunto parrocchiale, e abbiamo scoperto che questo villaggio non si sa esattamente quando è nato, quando è stato costruito. Si pensa che sia stato fatto intorno al 1600. C'era già nel 1600, esatto. Ma non ci sono, ufficialità. E adesso andiamo all'info point a chiedere un po' di informazioni, perché forse si può entrare in un cottage. Esatto, forse in una di queste casette tipiche si può entrare. Solo d'estate, ovviamente. Vediamo. Cosa che stai facendo? Ti puoi costruire il tuo. Cambia porta. Sembra di Sims. Ecco, questo è l'interno. Come il van, facciamo come il van. Di net. No, pochissimo. È di Sims, palesemente. No. Attaccatissimo al villaggio parrocchiale c'è questo museo a cielo aperto, che è un museo nel quale hanno cercato di ricostruire un insediamento tipo di questa particolare contea qua, che si chiama Norrbotten. È un museo che è aperto solamente d'estate, mentre d'inverno diciamo che lo aprono solo per eventi privati o eventi speciali. Quindi adesso andiamo a farci un giro. Entriamo nella Route 66 svedese. Thank you.
eccoci arrivati alla tappa successiva del nostro viaggio. Stasera lasceremo Duc da solo per dormire in questo bellissimo alloggio. E infatti siamo a Kiruna, al Camp Ripan, e passeremo qua la giornata. Ciao! Svezia da un mese. Ci sta. Vabbè, di chi applica adesso qua? Io carne, lei pesce. Non chiedeteci di più. Non abbiamo capito. Pronto secondo round? Pronta te dopo questo round. Cipolla. Una mezza cipolla. Che mangi? Cheesecake. Ma tu che mangi? Cheesecake. Sei tu l'amante delle cheesecake, ma questo sì, quanto è burro d'arachidi? Dai, assaggia, dimmi com'è. È burro d'arachidi. Non ci voglio credere. Credo. Sì? No, non lo so, provo a assaggiare che non sono sicuro. È burro d'arachidi? No. No. Così pure. Ah, è vero, un po' così. Non c'entra niente. Vai, vai, assaggia di cheesecake. L'abbiamo già detto ai nostri amici di YouTube che ti sente levante lattosio. Ma chi non lo so. Quindi via di intolleranza. Vai. Non col dito. Dopo vai, recensione a caldo di questa cena. Buonissimo. Come prima cena svedese e prima cena dopo. A parte di chi è a Stoccolma. Buona. Questa è probabilmente la prima e credo che mettiamo cena fuori. Ma no, non mi porti più a mangiare fuori. No, noi cuciniamo in van, questa è la nostra specialità. Comunque, buonissimo. Io ho mangiato. Andremo a rivedere un attimo i nomi delle cose sul menu online. Però praticamente io ho mangiato carne e lei pesce. Abbiamo fatto questa distinzione qua. Veramente buono. Buono, sì. Adesso inizia a sentirsi la stanchezza. Sì. Quindi aspettiamo le sole di mezzanotte. Magari facciamo un pisolino prima. Pisolino e poi le sole di mezzanotte. Speriamo di vederla dalla nostra cabina. Buongiorno. Buongiornissimo. Svegli e freschi. Prontissimi per la colazione.